chi si vede? Vivono per tanti anni fa, è accolto. Sì, ma roba, grazie. Ma chi si rivede? Come stai? Tua madre l'ha detto tutte le sere. Tu sei bene? Monsignor Boccardi, lei quest'oggi qui alla festa del Sacro Cuore, annunzio apostolico in un paese travagliato, un paese che comunque è sempre diciamo in una situazione di precariato, insomma. Ecco, le sue impressioni quando torna qui da noi, che cosa ci può portare da quelle zone, insomma, del mondo? Dunque, ogni volta che torno a Termoli, che torno nel mio paese, è un bagno di serenità, e così mi preparo a rientrare in Iran, dove questi giorni, come tutti sapete, c'è un'alta tensione dovuta soprattutto all'intervento americano e allo scontro che sta assumendo dimensioni preoccupanti tra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'America e i suoi alleati come l'Arabia Saudita e Israele. Una cosa che è certa è questo: il Medio Oriente non può permettersi un'altra guerra del Golfo, e questo deve essere il messaggio forte che oggi la comunità internazionale deve lanciare ai paesi del Golfo. I cristiani del Medio Oriente e tutte le popolazioni hanno sofferto già molto, e io dico sempre che la parola guerra deve sparire anche dal vocabolario e deve essere sostituita dalla parola dialogo e collaborazione, cooperazione tra tutti i membri della comunità internazionale. Io spero al mio rientro di vedere che ci sia questa disponibilità a risolvere i problemi che ci sono, ma nel modo previsto dalla diplomazia, che è quella del dialogo, del confronto pacifico, sereno, per la soluzione dei problemi. Ma lei, Monsignore, è convinto di poter dire questo, nel senso che gli uomini sono pronti al dialogo? Perché ci sembra di capire che in tutte le parti del mondo c'è sempre qualcuno che di dialogo non ne vuol sapere. Il Papa la settimana scorsa ha rilanciato di nuovo un appello a tutte le parti interessate, richiamando l'importanza degli strumenti diplomatici per la soluzione dei problemi, che non sono quelli del confronto, non sono quelli della guerra e delle tensioni, ma sono quello della pacifica convivenza alla quale tutti dobbiamo guardare. Grazie e Dio benedica l'Iran.